Buongiorno. Da oggi iniziamo una piccola serie di video per presentarvi i nostri docenti di Bertinoro. Poiché musicalmente e come didatti la loro fama è indiscussa, abbiamo deciso di presentarveli in una luce un po' più personale, un po' più particolare, ponendo loro delle domande. Iniziamo con Enrico Gatti. Hello everybody. From today we are going to publish a few videos to present our teachers of the Music Academy in Bertinoro. They are well known as musicians and teachers, so we decided to present them in a bit more personal way, asking them some personal questions. Today we start with Enrico Gatti. Enrico, di che cosa non potresti fare a meno? What can't you live without? Beh, penso che non potrei fare a meno della musica, degli strumenti antichi originali, delle incisioni d'epoca e di una buona pasta ben cucinata al dente, possibilmente. The music, old original instruments, old engravings, and a good pasta, well cooked, possibly al dente. Che cosa non può mai mancare nel tuo frigo? What needs to be always in your fridge? In questo periodo estivo sicuramente del vino bianco fresco, preferibilmente Chardonnay, e anche della birra. In this summer period, white chilled wine, if possible Chardonnay and beer. Quale libro si trova al momento sul tuo comodino? Which book is on your bedside table at the moment? The book is Stoner by John Williams. Il libro è Stoner di John Williams. Qual è per te un luogo di pace? What is a peaceful place for you? La mia casa qui nella campagna romagnola e anche l'isola Polvese nel lago Trasimeno in Umbria. My home here in the Romagna countryside. And also the Polvese Island in the middle of the Trasimeno Lake in Umbria. Che cosa ti è più facile, iniziare o terminare? What's easier for you, to start something or to finish it? Iniziare è senz'altro più facile. To start, for sure. Quando avevi 6 anni, che cosa volevi diventare? When you were 6, what did you want to become? Beh, da piccolo avrei voluto diventare un corridore ciclista, a professional biker. Che cosa saresti se non fossi musicista? If you were not a musician, what would you be? Sarei diventato uno chef, a chef.